Le ASL sono ancora 4 in questa regione, quindi spostare posti letto che sviluppano DRG significa alterare anche i bilanci delle ASL. Quindi anche questo va tenuto sotto osservazione, va tenuto nella debita considerazione. Il centrodestra chietino torna a chiedere con forza alla regione di riconsiderare nella riforma sanitaria lo spostamento di 120 posti letto, di cui 41 di chirurgia, dalla ASL di Chieti a quella di Pescara, deciso dagli imprenditori della sanità privata per adeguarsi ai dettami del decreto Lorenzin. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, fa suo il documento stilato dai consiglieri di maggioranza e, facendo seguito al consiglio comunale straordinario svoltosi qualche settimana fa proprio sul tema della sanità, ribadisce la richiesta di mantenere inalterati i livelli di assistenza all'interno del territorio chietino. Non si tratta di ingerenza nelle scelte degli imprenditori privati, ha detto Di Primio, ma della preoccupazione che al taglio attuale possa aggiungersene un altro quando sarà pronta la riforma sanitaria, allo studio dell'assessore Silvio Paolucci. Per questo, dal Consiglio Comunale Chietino arriva la sollecitazione alla Regione per l'apertura di un tavolo tecnico che riconsideri l'assetto dei posti letto nell'area vasta Chieti-Pescara. Una politica sanitaria delle aziende private a noi non interessa, una politica loro che fanno nel rispetto delle leggi e tutto quant'altro, però per noi è importante che chi fa programmazione sanitaria debba fare attenzione diciamo, a quello che si è verificato. Una riduzione di posti letto importante, si parla di più di 100 posti letto, addirittura 41 di chirurgia, significa che l'assistenza è penalizzata. Lo è penalizzata soprattutto perché con il posto letto si presta assistenza sanitaria, se non c'è il posto letto l'assistenza sanitaria si riduce.